Veronica, ma mi spieghi perché dalla tua decisione di denunciarlo ti sei poi convinta a firmare un accordo con lui? Il PM mi ha scoraggiata a procedere oltre, dicendomi che un processo comunque sarebbe stato duro nei miei confronti, cioè per me, come persona. Cioè, come a dirti che sarebbe stato svantaggioso per te, troppo pesante? Sì, io sono andata in procura, ovviamente. Ti ha chiamata nel suo ufficio, insomma. Io sono andata in procura, sono stata chiamata nell'ufficio in prima persona e mi sono state dette tutte queste cose. Ma senza il tuo avvocato? Senza il mio avvocato. Cioè, lui ti ha chiesto di andare senza l'avvocato? Mi era stato detto che mi sarebbero state fatte delle domande ulteriori per completare la denuncia. Le domande me le hanno fatte gli ufficiali della polizia giudiziaria e poi sono stata chiamata nell'ufficio, sì. È un comportamento irrituale o il PM ha agito secondo le regole? Non lo sappiamo. Quello che è certo è che il pubblico ministero Enzo Bucarelli finisce indagato dalla Procura di Milano con l'accusa di aver depistato le indagini. Il PM con la polizia giudiziaria vanno alla sede del Toro e fanno una perquisizione. Lì c'è Dembasek, chiedono al calciatore di dare loro il cellulare, i poliziotti visualizzano i video, anche il PM li vede e dopo chiede a Dembasek di cancellarli dal telefonino. C'è un verbale dove il PM scrive di avere visualizzato i video che provano il revenge porn e di aver poi chiesto al calciatore di cancellarli. La Procura di Milano sta indagando per capire se questo comportamento, ossia l'aver cancellato i video dal telefono di Dembasek, sia provato e soprattutto se costituisca reato. Ci sarebbe un'altra anomalia, la perquisizione non sarebbe avvenuta a sorpresa, ma il PM avrebbe, sempre secondo la versione dell'accusa, anticipato con una telefonata al Toro l'imminente perquisizione, tanto che quando il PM arriva insieme alla polizia giudiziaria, il calciatore sarebbe stato già lì presente con il suo avvocato, come dire, sarebbe stato preparato. Qualcuno tra gli agenti di polizia giudiziaria presenti in quel momento segnala questo fatto in procura ed è così che il pubblico ministero finisce indagato. Ma adesso prepariamoci all'ennesimo colpo di scena, perché salta fuori che Dembasek, quei video girati con la sua ex fidanzata a insaputa di lei, quei video dei rapporti intimi che sono insomma all'origine di tutta questa vicenda, li avrebbe in realtà girati e fatti vedere ad altre persone. Il reato di revenge porn da parte di Dembasek c'è stato e questa è una circostanza che è stata verificata dalla polizia giudiziaria, che ha controllato il cellulare di Dembasek e dal cellulare di Dembasek si vede che lui ha inviato i video ad almeno due persone, un amico e un calciatore del Fulham. Quindi il revenge porn c'è stato perché c'è stata divulgazione a terzi di immagini intime. Io ho firmato e siamo arrivati ad un accordo con il mio avvocato perché ci è stato detto che questi video non erano mai stati diffusi. Tornassi indietro avrei tanto voluto sapere la verità, tanto voluto sapere la verità, perché me lo meritavo dopo quello che ho passato. A inizio novembre 2023 il PM Enzo Bucarelli, dopo averne fatto richiesta, ottiene l'archiviazione del caso. In attesa di conoscere l'esito delle indagini della Procura di Milano sul PM Enzo Bucarelli, andiamo a chiedere la versione dei fatti al vero protagonista di tutta questa storia, il calciatore del Torino, Dembasek. Posso farti una domanda? Senti, perché hai girato dei video intimi senza il consenso delle tue ex ragazze? Perché li hai diffusi nelle chat? Lo sai, secondo le carte della procura questi video sarebbero girati. Io ho parlato anche con Ilaria, ho letto nelle chat che la minacciavi, che le avresti fatto del male se avesse diffuso queste informazioni su di voi. Lo sai che il revenge porn è un reato molto grave? Non hai niente da dire? Ci sono delle ragazze che... Come zero? Ci sono delle ragazze che sono preoccupatissime per questi video che tu hai. È vero che li hai fatti girare anche nelle chat della tua squadra? Ma lasciare stare. Ma è una cosa importante. Io ho parlato con tante ragazze. Perché dovremmo lasciarlo stare?